dal 13 dicembre, grande mercatino natalizio lungo i viali del Parco Divertimenti. Villaggio di Natale con nevicate artificiali, prodotti tipici, adobbi e artigianato. A Capurso, con oltre 20 anni di esperienza, il Centro Musica Euterpe, diretto dalla professoressa Maria Portincasa, organizza corsi individuali per tutte le età e per tutti gli strumenti di musica classica, moderna, jazz, rock e pop, anche per band. Inoltre, lezioni di canto, teoria e solfeggio con preparazione al conservatorio. Centro Musica Euterpe, a Capurso, in via Epifania 55, 080 45 50 473. musicaeuterpe.com. Parco Hotel Sant'Elia è di fronte allo Zoo Safari, immerso nel silenzio degli ulivi secolari pugliesi ed un panorama mozzafiato. A contatto con la natura, 70 camere dotate di tutti i comfort e tutte climatizzate indipendenti. Piscina panoramica, wifi gratis, grande nuovissimo centro benessere, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio, private room per la coppia. Pacchetti con ingresso gratis allo Zoo Safari. Due ristoranti, uno in hotel e uno all'interno dello Zoo Safari. Parco Hotel Sant'Elia, il tuo relax nella natura. Carrieri Trasporti, affidabilità e serietà al vostro servizio. In tutta Italia, Carrieri Trasporti, via dei Tipografi 2, Molfetta. Le nostre creazioni nascono dal nobile metallo insieme a preziose trasparenze. Condividiamo idee e progetti, utilizzando antiche tecniche di lavorazione. Curiamo i dettagli con particolare attenzione. Le nostre opere raccontano il culto e la storia di un territorio. Un'arte antica, elaborata con sensibilità moderna. È su questo legame che ho incentrato la mia arte. Michele Affidato Orafo. Eccoci qua, buonasera con una nuova puntata di A Voice for Music. Andiamo subito a presentare i nostri giudici. Luca Venturi, il nostro Batman. Chicco Palmosi. Robert Steiner. Enzo Campagnoli. Gianna Martorella. E Marco Vito. Salutiamo anche il nostro opinionista Alessandro Lacava. E la mia personale valletta Federica. Diamo subito il via alla gara. Chiamiamo subito Stella Grillo da Rieti e Nefertari Proscia da Bari. Forse troppo soddisfatta.
Ed ora è il momento di Giovanna Cellucci da Chieti e Silvia Cammarata da Marsala. I am alone at the crossroads. I'm not at all.
Continuiamo con la nostra sfida. Melinda 40 da Favara Agrigento e Michele Dettori da Olbia. Dei turbamenti che da oggi incontrerei per la tua vita, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dei fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spalti d'umore, dalle ossessioni delle tue mani. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Grazie. Bene, a questo punto volevo chiedere a Chicco Palmosi cosa ne pensa del fatto di poter osservare anche questi ragazzi. Beh, per noi è fondamentale anche, diciamo, unire la vocalità a quella che è l'immagine, la performance, quindi siamo molto contenti tutti e due di poter osservare. E ti ho oltre visto che... anche un po' sorpreso. Siamo rimasti sorpresi... possiamo svelarlo stesso, cioè anche dalla prima puntata, da dove sono iniziate le sfide, più dalle voci, diciamo, dei piccolini, più che da quelle, diciamo, dei senior, se vogliamo chiamarli senior. Abbiamo trovato delle cose interessanti. Bene, sono contento. Gianna. Sì, allora,
Volevo essere seria, no, non sono stonata, volevo essere seria, lo sarò per pochi secondi, nel senso che ecco, finalmente vediamo e sentiamo. E dunque, volevo dire ai ragazzi che è fondamentale la scelta del pezzo, non dico una cosa nuova, però è importante non scegliere, scegliere dei pezzi intanto che vi valorizzino, valorizzino la vostra vocalità, eccetera. E poi non è importante urlare, perché è importante invece trasmettere qualcosa con l'intensità, con l'emozione, no? Quando dice la Carrà mi ha fatto venire i brividi, ma non sempre perché c'è un urlo o un acuto fortissimo. Anche nelle canzoni e nelle... io parlo anche per imitazioni, no? Ci sono delle cantanti che non hanno delle voci potentissime, però, non lo so, adesso ne dico una e la imito, magari ha certamente un'estensione vocale non indifferente, però quando canta, canto delle canzoni, la Vanoni, che non sono necessariamente urlate, però quando canta lei, ho sbagliato tante volte ormai, lo so già, non è che stiamo facendo, però ecco, lei trasmette. Fantastica Gianna. Enzo, sì. Voglio sapere da te se sei stato sorpreso rispetto alle altre puntate. Volevo dire una cosa, tutti noi stiamo dicendo delle cose in ripetizione. Mi auguro solo che tutto quello che noi stiamo dicendo possa restare nella mente di questi ragazzi, possono fare tesoro di quello che noi stiamo dicendo a loro, perché forse c'è un pizzico di esperienza in più che loro non hanno da parte nostra. Volevo dire ai ragazzi che sistematicamente li vedo cantare con gli occhi chiusi e che guardano il monitor per vedere se sono belli e se sono brutti. No. La regia così ha enormi difficoltà a trasmettere a casa, a mandare a casa quello che è un'emozione, perché l'emozione arriva a casa, come diceva anche Robert prima, attraverso lo sguardo, attraverso gli occhi. Lo specchio dell'anima sta negli occhi, quindi gli occhi della tigre, non chiudiamoli. Grazie. Allora, manteniamo gli occhi aperti e trasportiamo le emozioni. Lonia Orlando da Turi e Marina Mariani da Bari. Y ahora que te veo marchar.
grazie. A questo punto voglio sapere il parere del nostro opinionista, di Alessandro, sulla puntata che si sta per concludere. Beh, sicuramente il livello si è alzato, perché comunque sia, cioè, c'è meno gente, quindi quelli più bravi sono rimasti, c'è talento, si vede, molti ragazzi, e sono felice di essere qui. Grazie Alessandro, siamo felici di essere anche noi qui, saremo più felici domani alla stessa ora con A Voice for Music. Ciao! È appena finito il stage con il maestro Robert Steiner e nel momento in cui lui si stava rilassando siamo arrivati noi per chiedergli qualche informazione su ciò che ha visto e l'idea che si è fatto su questo stage. Allora maestro, posso darti del tu? Ti prego, dammi del tu. Ok Robert, allora ti cedo il microfono, mi fai un resoconto di ciò che è stato questo stage, se ci sono dei ragazzi che hai notato in particolare, altri un po' meno. Cedo a te il microfono e raccontaci. Siamo tutti curiosi di sapere un giudizio professionale. Va bene. Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Abbiamo fatto uno stage di primissimo livello, perché era un po' un conosciamoci, vediamo un po' che voce avete, vediamo un po', vi faccio vedere un po' io quella che è l'esperienza che posso mettere a vostra disposizione. Quello che vedo, spesso e volentieri, ma non solo in questo stage, ma più o meno in tutti quanti gli altri, è che c'è da parte dei ragazzi molta voglia di fare, c'è una grande passione, c'è un grande amore per questo mestiere, ma c'è anche un po' un brancolare nel buio, perché mentre all'estero ci sono tanti grandi e importanti modelli da seguire, qui in Italia si è un po' allo sbaraglio, non ci sono scuole, o ci sono e non ci sono, non si sa bene in che direzione andare. All'estero spesso e volentieri hanno le idee molto più chiare, perché hanno dei modelli molto forti da seguire, sia per la musica leggera. Sono più vittima dei media i ragazzi. Sono un po' vittime anche della mancanza e della povertà della nostra arte, che pur essendo l'arte forse più importante, l'arte è una cultura che ci portiamo appresso da millenni, si è impoverita negli ultimi anni e abbiamo poca offerta un po' in tutti i settori, e quindi i ragazzi li vedo un po' persi, no? E cerco di dare a loro le dritte che io come pubblico mi sentirei di dare a un cantante che vedo sul palcoscenico, poi traendo spunto dal fatto che ho una certa esperienza nel teatro, e nel teatro si impara molto l'espressività, l'interpretazione, le espressioni, i movimenti, eccetera. Cerco di dare... Il teatro sia la migliore scuola, no? Il teatro è la migliore scuola, perché ti insegna a 360 gradi tutto ciò che nelle altre discipline si fa a 15, a 20 o 40 gradi. Noi a 360 completamente, e il musical ti insegna proprio questo, ti insegna a trasmettere emozioni sul palcoscenico. Quindi quando vedo questi ragazzi che magari sì hanno il talento, magari sì hanno la grande voglia, però non hanno quantomeno ragionato il metodo con cui trasmettere queste emozioni al pubblico, allora io cerco di dare a loro quelle dritte, sperando che in queste 3-4 ore, perché sono veramente poche, riesca a dare a loro quel tanto di informazioni da metterli in grado di poi andare davanti alla telecamera nei prossimi giorni e dare il meglio di se stessi in 3 minuti di canzone. E volevo farti un'altra domanda, Robert. Secondo te ci sono dei ragazzi che cantano per passione, oppure ci sono dei ragazzi che cantano perché sono i genitori che spingono questi ragazzi a cantare? E qui tocchi un tasto dolente, perché spesso e volentieri in questi concorsi io vedo i genitori dare il tipo di spinta ai figli, come per dire: io non ci sono riuscito, ma tu ci dovrai riuscire a tutti i costi. E spesso e volentieri questo acceca il genitore, che non si rende conto dei limiti che hanno i talenti, le voci o le volontà stesse dei figli, e li portano a fare passi azzardati che poi li nuociono la voce e la carriera, poi anche tutta la vita, perché chiaramente quando uno ha 8 anni, 10 anni e ha una sconfitta brutta o una malattia che deriva da un uso improprio della voce, che non è preparata chiaramente a quell'età ad affrontare certi tipi di repertorio, li può creare traumi pazzeschi per tutta la vita. Quindi che consiglio daresti tu ai ragazzi, e non dico ai genitori, perché ormai i genitori sappiamo quello che fanno, oddio, ce l'hai spiegato, però a questi ragazzi tu che consiglio daresti?
Allora ragazzi, siate coscienziosi, che lo siano innanzitutto i vostri genitori, che vi guidino nella strada giusta e bacchettandovi quel tanto che serve per farvi tirare dritto per la vostra strada, di non dirvi sempre sei bravo anche quando non lo siete, perché quello fa più male che il cantare male.